Ciao e bentornata al nostro sfavillante canale Annalisa Superstar. Sembro molto miracolata, nel senso che sembro proprio investita da una luce. A uso Barbara D'Urso, bene, mi si vedranno meno le occhiaie sicuramente. O si accentuano, non lo so, ma poco importa. Il fatto è questo, la luce del mattino sbatte sul marmo sul quale io passo la cera e sul copriretto bianco e mi rimbalza in viso. Organizzazione dell'armadio e outfit settimanali. Avrei voluto farlo già da un poco di tempo, soltanto che io mi sono resa conto che io organizzavo i miei outfit in base al clima palermitano, che di certo era tutto fuorché autunnale. Forse è arrivato l'autunno pure a Palermo, ma io ti aggiungo pure un bel forse, e quindi ora ne possiamo parlare. Allora, ho pensato per la settimana che verrà di utilizzare una tuta. Ciao ragazzi, sono Annalisa e sono l'unica imbecille, ho capito, a cercare una tuta a maniche lunghe. Ne avevo trovata una da Zuiki, ma praticamente o io ho il busto troppo lungo, o Zuiki ha pensato alla gente col busto un po' più corto. Comunque, in ogni caso, non andava bene. Comunque, non l'ho comprata, però era quella che volevo io. Nera, liscia, gamba larga, maniche lunghe, ma mi stava una schifezza. Ma ho preso questa tuta. La vedrai in un video haul la prossima settimana. Questa tuta è molto molto carina. Ho pensato di indossarla con un blazer perché praticamente la tuta ovviamente è smanicata, cioè si trovano soltanto tute smanicate. E no, io la voglio a maniche lunghe, non la voglio smanicata, cioè la voglio pratica, no? Perché mi devo mettere sempre giacche e giacchini? Tipo gli abitini a maniche corte, perché fanno gli abitini a maniche corte d'inverno? Non lo capisco. Comunque. E niente, questa tuta come outfit da giorno indossata con delle ballerine che ho preso da Zara, che avevo visto, poi ero tornata, insomma, te le mostrerò anche quelle nel video haul della settimana prossima. Comunque ti posso dire che sono veramente molto carine, indosso risultano anche, non vorrei usare una parola impropria, ma forse pure elegantine, sai, sono veramente deliziose, mi piacciono tanto, considerato pure quanto le ho pagate, sono state veramente un ottimo acquisto. Mi piace perché anche se sono scarpe basse e sono scarpe comode, sono sistemate, ecco, in palermitano sono sistemate. Stavo cercando nell'ambiente l'equivalente della parola sistemato in italiano, ma il palermitano è più forte di me. Come al solito, parte dei miei outfit sono mix and match, quindi quello che ti sto per fare vedere a seguito praticamente poi verrà mischiato, sempre che io non mi sporchi, il che è molto probabile. Non è che faccia tutto questo grandissimo freddo, mi rendo conto che rispetto alle altre parti d'Italia, praticamente a Palermo equivale alla primavera il clima che abbiamo. Però io ho sentito un po' di freschetto, ti devo dire il vero, quindi oltre a coprirmi con i blazer, io in borsa tengo sempre o un cardigan o uno scialle. Considera questo, ecco. Quindi la base di partenza è questo. Io con me ho sempre. Metti che sento freddo, è capitato soprattutto di sera, non tanto di giorno. Allora, questo per dirti che ho ritirato fuori questo. Manco io so come definirlo. Questo coso. Questo è di Stradivarius. Questo l'ho comprato l'estate scorsa, non questa trascorsa, quella prima ancora. Comprato d'estate a niente, praticamente l'anno scorso me lo sono ritrovato mo', benché i colori non siano facilissimi da abbinare, nel senso che per esempio questo outfit che prevede il blu poi prevede anche le scarpe nere, ma tanto non si vedono e quindi va bene. Vengo e mi spiego. Questa specie di poncho, scialle, quello che è, che mi piace tanto perché è molto confortevole e mi tiene abbastanza calda. Sotto la camiciola, si vede che è blu, si vede che è blu. Questa l'ho presa al Lidl un bel po' di tempo fa e ovviamente perché è un passepartout e stanno bene con tutto quanto i jeans. A zampetta, ho notato che quest'anno si usano molto sia i jeans bootcut che i jeans a zampetta o a zampa. E ti devo dire che mi piace come cosa che si usino di nuovo le cose taglio pantaloni a sigaretta o jeans scampanati. Mi piace perché a me, sinceramente, i pantaloni troppo aderenti, i cosiddetti skinny, non fanno proprio impazzire come modello. Quindi 1, 2 e 3. Dove sta in questo caso il mix and match? A questo completo jeans e casacca blu io posso abbinare molto tranquillamente il blazer nero e riprendere il nero del blazer con degli accessori. In questo caso io ho pensato di indossare delle collane nere. Ormai il blu e il nero insieme si sono sdoganati un bel po' di tempo fa, anni fa non si usava proprio utilizzare il blu con il nero, anzi stonavano. In realtà a me non dispiace affatto il blu con il nero adesso, prima sì, prima non mi piacevano. Quindi io posso utilizzare i jeans, le stesse scarpe nere, lì non sbaglio, il blazer nero, ho fatto un mix and match e ho cambiato. E quindi fondamentalmente ho il terzo outfit. Quarto outfit.
Il mio quarto outfit è un po' più, boh, manco io so come definirla, onor del vero. Allora, le cose sono due. O riutilizzo il blazer nero che ti ho mostrato sinora, sempre portando con me uno scialle o mettendolo direttamente sulle spalle quando esco, oppure utilizzo questa giacchetta, che è una giacchetta chiodo, sì, stile chiodo di Pinky. Anche questa l'ho presa durante l'estate, perché diciamo che d'estate, a fine saldi, se vai nei negozi puoi fare veramente degli affari incredibili. Cioè, capi presi col 70, con l'80, con l'89% di sconto. Ti devo dire che l'ho pagata poco e da più che soddisfazione. Ho pensato di indossare questa giacca sopra questi pantaloni che ho preso l'anno scorso da Stradivarius. Hanno una fantasia molto particolare, perché c'è il color senape, il nero, il bianco e il rosso. Indossare questi pantaloni, che sono dei pantaloni, io non ho capito se sono estivi o autunnali, ti devo dire la verità, perché è uno di quegli acquisti che io faccio random quando nei negozi svendono, quindi sinceramente non l'ho capito io per quale collezione è stato proposto un pantalone del genere. Ti dico che a me, per adesso, per come è il clima a Palermo, non dispiace affatto. In ogni caso, qualora tu stia vedendo questo video e cerchi un'ispirazione, puoi sostituire un paio di pantaloni così a fantasia, che io non so neanche descrivere tanto bene, e utilizzare un pantalone classico liscio nero oppure un paio di jeans, semplice. C'è questo rosso che spara, però voglio dire, con il nero secondo me non si sbaglia, e poi in ogni caso li utilizzo spesso con delle casacche nere d'estate. Ho pensato di utilizzare questo lupetto, che in realtà è una maglia abbastanza, certo, che visto così dice, questo lupetto, no, beh, bello, complimenti. Comunque, questa maglia, che è una maglia molto ampia, sempre di Stradivarius. E sopra indossare il blazer, ai piedi le ballerine che ti ho mostrato prima. Allora, io ho preso questa giacca, ma giusto per alternare, anche perché la sto per inserire in un altro outfit. Però, secondo me, con il blazer nero e il lupetto vado liscia che è una meraviglia, e forse mi piace anche di più come abbinamento. Per un attimo riprendo i jeans, dopodiché, che è la terza tornata che metto gli stessi jeans una settimana, vanno direttamente in lavatrice. Riprendo i jeans, riprendo il lupetto nero e questa giacca stile chiodo. 1, 2, 3, tacchi alti, oppure le mie adorate scarpe con la zeppa di Stradivarius, che finché durano è fortuna, e ho creato il mio quinto outfit. Outfit da sera, e quindi sesto outfit, e come vedi siamo di nuovo in mix and match. Riprendo la tuta che ti ho mostrato all'inizio, la indosso con il chiodo, tacchi alti, e ho creato il mio sesto outfit. Come vedi, non è che ci voglia tantissimo per riuscire a organizzare bene l'armadio e riuscire a mischiare gli outfit. Questo è un lavoro che io faccio settimanalmente, in mai non impiego più neanche tantissimo tempo a farlo. In questo modo riesco a gestirli bene, impiego una mezz'oretta, decido, ma anche di meno, non davvero, decido più o meno cosa indossare. Certo, non ho prestabilito nella mia vita di fare una cosa del genere sempre tutti i giorni, che se io mi sveglio e mi voglio mettere un altro maglione, me lo metto, non c'è nessuno lì con la bacchetta e mi dice, no, tu hai stabilito che ti devi mettere questa cosa, no. Però in linea generale, per ottimizzare il tempo e per velocizzare al mattino, ho deciso questa settimana di indossare questi indumenti che ti ho mostrato. Accessori che verranno utilizzati questa settimana: come borsa ho deciso di utilizzare questa borsa di Moschino, che ormai ho tirato fuori dall'armadio, perché praticamente l'avevo nell'armadio dentro la bustina, la utilizzavo soltanto per le occasioni buone, importanti. Settimana prossima ho deciso di fare pure what's in my bag, ma perché oggettivamente sto utilizzando per adesso una borsa molto piccola. Per me è una novità, tra virgolette, una borsa da giorno molto piccola. Quindi in questo What's in my bag ti faccio vedere quante cose io riesco a infilare in una borsetta. Poi mio marito mi ha detto, ma cosa? Dove le ti? Ma per quante cose hai là dentro? Io, che sai, io devo, che sai. C'ho pure i trucchi. Comunque, quindi questa è la borsa che io utilizzerò, perché posso metterla sia a tracolla, che utilizzarla proprio come borsa spalle in questo modo, che metterla leggermente, che utilizzarla più in modo un po' più elegante e formale. Quindi è una borsa che io personalmente sto utilizzando tantissimo in queste settimane, e che questa settimana verrà utilizzata. Ti ho mostrato prima le collane, te le rimostro anche ora, magari mi metto qua che c'è il bianco, ecco. Queste collane hanno diversi anni, sinceramente non ricordo bene la provenienza, ma credo che sia che io le abbia acquistate alle bancarelle. Poi ti devo dire che zitte zitte fanno il loro lavoro e mi stanno bene, quindi fanno scena, poi fanno rumore. A me quando gli accessori fanno rumore piace, pure i bracciali. Qualora io non decida di utilizzare le collane e voglia cambiare, io ho sempre qui, ci sono sempre a portata di mano questi orecchini, che sono degli orecchini neri abbastanza versatili, che utilizzo sempre, ma credo che tu me li abbia visti veramente già in tantissimi video, ma perché io li indosso spesso. Questi, se non sbaglio, sono Brigitte Bijou. No, sono Brigitte Bijou o Bijou Brigitte, non lo so, però è quello, sì. Lo smalto che indosso questa settimana è uno smalto Fabi della linea Posh, che non so te, ma a me piace da morire.
morire è questo qui, è veramente stupendo. Quando sono stata all'incontro, Fabi, è questo lo smalto che ho deciso di farmi applicare perché mi è stata offerta una manicure. Pensavo poi di avere difficoltà a stenderlo, invece è facilissimo da stendere perché è uno di quei colori che io pensavo, mia, ora a me viene una schifezza. E invece no, è molto facile pure da stendere questo smalto qui della Fabi. Il colore in particolare è il Rouge Foncé, veramente un bellissimo colore, consigliato. Come profumo, e ogni volta che lo metto e magari poi vado a prendere mia mamma, entra in macchina e fa che profumo che c'è. L'ho ritirato fuori perché l'ho messo un pochettino da parte, è l'acqua di colonia di Zara Kids. Questa qui è stata la Zara Home reparto bambini, l'avevo messa da parte perché poi avevo preso altri profumi, quelli di equivalenza, e quindi era stato messo da parte, accantonato. Adesso sono già altre 2 settimane che l'ho ritirato fuori e quindi sto utilizzando questo profumo, che ti devo dire, intanto a me piace pure la bottiglia, sinceramente, quando si dice una persona profonda, che non si basa sulle apparenze. No, il profumo è molto buono e su di me fa pure un bell'effetto, perché i profumi cambiano da persona a persona. E questi sono i miei outfit settimanali di questa settimana. Questa tipologia di video lascerà spazio a un altro tipo di video, ben diverso, ma sempre sulla stessa riga, quindi saranno a uso Pokémon l'evoluzione dei video di questo tipo. Quindi saranno sempre organizzazione dell'armadio, organizzazione outfit, ma diventeranno esattamente altro. Il mio canale è continuamente in evoluzione. Stavo dicendo, il mio canale è continuamente in ovulazione. No, no, no. Il mio canale è continuamente in evoluzione e a questo tengo molto. Se il mio video ti è piaciuto, non dimenticare a lasciare pollice in su, e grazie perché i tuoi pollici in su aiutano il mio canale a crescere. Grazie perché mi spingi a fare sempre di più, e grazie perché capisci quanto sia grande la passione che io metto nel fare i video e quanto sia grande la mia voglia di fare. Ci vediamo lunedì con un nuovo video, probabilmente What's in my little bag. Ciao!